Eccellenza, festa di San Dionigi, del santo patrono di Crotone, e questa è una festa importante perché è anche la sua prima festa, diciamo, da questo punto di vista. Sì, è la prima festa e mi sento particolarmente felice di viverla insieme alla comunità. C'è una bella giornata, la città è attraversata da un clima di speranza. C'è un nuovo sindaco, ci sarà nuova amministrazione e c'è anche un tentativo, una volontà di rinnovamento dentro la comunità cristiana. Ci sono premesse di speranza dentro la comunità. Io vorrei proprio che questa festa fosse una festa di speranza per la gente che lavora nel mondo dell'agricoltura, perché questo comparto è veramente importante, probabilmente lo sarà ancora di più nel futuro, ma un po' per tutte la nostra comunità cristiana. Ci sono grandi interrogativi riguardo al futuro. San Dionigi, con la sua fiducia nella parola di Dio, ci invita a guardare con speranza e soprattutto a sporcarci le mani, perché il futuro si costruisce insieme. Questa è l'unica possibilità che abbiamo. È vero, è l'unica possibilità che abbiamo, ma aggiungiamo anche a questo che lei nella diocesi sta facendo dei cambiamenti importanti, forse proprio per far credere che c'è necessità di uno spirito di servizio maggiore? No, il cambiamento non nasce dalla necessità di ingenerare un servizio migliore. Io penso che sia fisiologico ogni tanto ossigenare la comunità attraverso il cambiamento che porta le comunità a porsi interrogativi, anche i ministri di Dio a mettersi in un servizio esodale a servizio della comunità cristiana. Io devo dire che ho trovato grande disponibilità sia nei ministri di Dio sia nelle comunità a interfacciarsi con il nuovo, perché questa è la grande, noi abbiamo una grande tradizione e questa l'hanno fatta gli uomini del passato. Abbiamo di fronte un futuro che dobbiamo costruire. Devo insieme. Fare una domanda. San Dionigi è il punto di congiunzione tra il mondo ellenico e quello cristiano. Come parlare, ad esempio, alle nuove generazioni di Crotone di questo santo, forse poco conosciuto? Sì, effettivamente San Dionigi è nato da una predicazione paolina, chiaramente attestata negli Atti, in cui San Paolo ha messo insieme la novità cristiana e l'eredità pagana. Io penso che questo metodo paolino che ha ingenerato la fede di Dionigi ci dica che anche noi dobbiamo fare la stessa cosa, dobbiamo fare inculturazione, parlare agli uomini e alle donne del nostro tempo senza cadere in sincretismi, conservando l'originalità biblico-cristiana dentro un linguaggio, categorie nuove, quelle che possono essere intelligibili per gli uomini e le donne del nostro tempo. È una grande sfida, però io so che lo Spirito Santo ci aiuta a tradurre la verità dentro un linguaggio comprensibile per gli uomini e le donne. Anche per l'accoglienza è fondamentale questa figura. Sì, l'accoglienza penso che sia, dal punto di vista antropologico, una delle cose più belle della nostra gente e della nostra comunità. Penso che questo sia legato anche al culto a San Dionigi, che ha avuto dentro di sé questo spirito. Penso che Gesù è stato un io accogliente, un io ospitale. I santi lo sono, anche noi dobbiamo farlo, soprattutto nei confronti dei migranti, delle persone che comunque hanno grande bisogno di... La vera urbanità, ecco, è un'urbanità ospitale. Questo io spero che sia il futuro nostro.